battezzisti che d'arma ai militari in servizio, e nostri custodi della pace che, anche in terre lontane del mondo, operano quotidianamente per la salvaguardia delle libere istituzioni. Procediamo ora alla cerimonia dell'alza bandiera. Alza bandiera! Thank you.
capellano militare del Comaca, Don Francesco Marotta, leggerà la preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e, in comunione di spirito, con tutti coloro che lavorano e soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Prende ora la parola il generale brigata Cesare Alimetti, comandante dell'artiglieria Contraeri, che darà lettura dei messaggi pervenuti. Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, 4 novembre 2013, messaggio del Capo dello Stato alle Forze Armate. Nella ricorrenza del 4 novembre celebriamo l'Unità Nazionale e il 95° anniversario della fine del primo conflitto mondiale, testimoniando la vicinanza del Paese alle Forze Armate, garanti di libertà e presidio delle istituzioni democratiche. Questa mattina, rendendo omaggio al sacello del Milite Ignoto, rivolgerò il mio commosso pensiero ai caduti di tutte le guerre e a coloro che hanno perso la vita in patria e all'estero per la sicurezza del Paese e della comunità internazionale per la salvaguardia della pace. In un mondo sempre più complesso e interdipendente, in cui i rischi dell'instabilità e della disgregazione sociale e delle minacce transnazionali del terrorismo e della criminalità organizzata premono ormai da vicino sull'Italia e sull'Europa, le Forze Armate svolgono un ruolo di crescente importanza per il futuro del Paese. Per rendere le capacità richieste compatibili con le ridotte risorse finanziarie a disposizione, esse hanno intrapreso un radicale processo di riforma in cui i meccanismi attuativi all'esame del Parlamento devono essere resi al più presto operanti. Ancor più intensamente è necessario lavorare per l'integrazione militare europea. Al Consiglio di dicembre l'Italia ha l'opportunità di promuovere iniziative forti e concrete, in grado di attivare circuiti virtuosi, di razionalizzazione e risparmio di risorse. È possibile coinvolgere in tempi brevi in questa prospettiva un numero crescente di Paesi membri. In questa giornata così significativa rinnovo riconoscenza e apprezzamento di tutti gli italiani e mio personale ai militari impegnati nei diversi teatri di crisi, dall'Afghanistan al Medio Oriente, ai Balcani, e a quelli che operano sul territorio nazionale e sui nostri mari. Un plauso particolare meritano gli uomini e le donne che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e al pietoso recupero delle salme delle vittime della terribile tragedia di Lampedusa. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Roma, 4 novembre 2013, Giorgio Napolitano. Riposo. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti quanti e grazie a tutti i convenuti all'odierna cerimonia. Grazie al Sindaco per aver mantenuto questa usanza di celebrare il 4 novembre. Non abbiamo molto tempo, ma non posso non dire alcune cose. Il tempo purtroppo, perché ci vede tra un'ora, un'ora e mezza impegnati a Latina, insieme al prefetto di Latina, per celebrare anche la provincia di Latina la cerimonia del 4 novembre. Mi rivolgo ai ragazzi che vedo qui alla mia destra. Come ben sapete, spero che vi abbiano detto, il 4 novembre segna una data molto importante, perché a novembre del 1918
finiva la cosiddetta Grande Guerra, che non è altro che la Prima Guerra Mondiale. Perché viene detta Grande Guerra? Perché ad oggi è il conflitto mondiale più oneroso, più importante che c'è stato. E come ho detto oggi in caserma, dopo l'alza bandiera, ci auguriamo tutti che sia il primo e l'ultimo. Dovete pensare che morirono dai 7 agli 8 milioni di soldati, ma altrettanto civili persero la vita in questo conflitto mondiale. L'Italia perse circa 700, quasi 800 mila soldati in questo conflitto. Molti di loro, come voi ben sapete, sono sepolti al Sacrario di Re di Puglia, ce ne sono sepolti ben 100.000 soldati. Re di Puglia è in provincia di Gorizia, dove sicuramente è tradizione che altre cariche istituzionali oggi renderanno omaggio ai caduti presso il Sacrario di Re di Puglia. Come un'altra tradizione importante è quella che oggi svolgerà il Presidente della Repubblica in Roma, dove depositerà una corona, come abbiamo fatto io, il sindaco, il dottor Lucci, qui al Monumento dei Caduti, all'Altare della Patria. Il Presidente della Repubblica depositerà una corona all'Altare della Patria, in ricordo del Milite Ignoto. Sono questi atti dovuti, il ricordo di tutti coloro che sono caduti per la libertà, e per averci, grazie a loro, come dicevo oggi in caserma, possiamo oggi vivere la giornata del 4 novembre 2013. Il 4 novembre, come dicevo in caserma, è una data un po' difficile, e permettetemi di dirvi anche questo. Sì, dicevo che fino al 1997 questa era una data festiva, come il 2 giugno, festa della Repubblica, il 25 aprile, la liberazione, c'era il 4 novembre come festivo. Poi purtroppo hanno, per problemi diciamo finanziari, economici, c'è stata la riforma delle festività, e il 4 novembre purtroppo è una di quelle date che è venuta meno. Quindi dal 1977 si è chiamata festa mobile, si festeggiava il 4 novembre, il primo festivo del mese di novembre, il ricordo della fine del conflitto della Prima Guerra Mondiale, novembre 1918. Quindi dal 1919 fino al 77 era una festività, quindi non si andava a scuola e non si lavorava, va bene? Oggi questo non accade più, ma questo non ha importanza, perché come vedete, nonostante questo, noi continuiamo giustamente a festeggiare il 4 novembre, così deve essere. E, oltre alle varie usanze che sono sempre state peculiari di questa giornata, c'è tuttora la possibilità di aprire le caserme, e questo è un invito che faccio ai ragazzi e a tutti coloro che ne hanno voglia. Oggi anche la nostra caserma è aperta, la Santa Barbara, quindi c'è la possibilità fino alle 16 di andare in caserma. Perché si fa questo? Perché è un incontro tra il mondo militare e il mondo civile, e si aprono le porte, si fanno vedere a tutti coloro che lo desiderano gli equipaggiamenti, i sistemi d'arma di quell'unità, perché non sono tutti uguali, ovviamente noi siamo artiglieri contraerei, e voi troverete tutto quello del mondo d'artiglieria controaerei. C'è anche la possibilità, e noi l'abbiamo fatto, anche di allestire dei musei, dove si cerca di far vedere quello che era l'equipaggiamento, i materiali di una volta, e a confronto dei materiali di alta tecnologia moderni. È ovvio che il mondo va avanti e la tecnologia aumenta. Quindi la caserma Santa Barbara da stamattina è aperta, e chi vuole può accedere, vedere anche l'infrastruttura. È una possibilità che viene data soltanto il 4 novembre di ogni anno, e quindi perché non sfruttarla? Un'altra usanza, come vi ho detto, è quella là del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, che normalmente tutti gli anni formano un indirizzo di saluto alle Forze Armate per
ringraziare dell'operato che hanno svolto, che stanno svolgendo e che svolgeranno. È una formula, diciamo, di gratitudine e di apprezzamento nei nostri confronti. L'ultimo concetto che volevo dire è che noi, perché sempre il 4 novembre ha avuto anche purtroppo dei momenti un po' difficili, è l'ultimo concetto che vi voglio dare. Sto parlando della fine degli anni 60 e della metà degli anni 70, dove c'erano dei movimenti, giusti o sbagliati, non sta a me a dirlo, dove diciamo non vedevano non gradivano l'uniforme. L'uniforme era sinonimo di armamenti, di conquiste e quant'altro, di guerra, ma non è così. Io vi assicuro che noi militari siamo forse i primi pacifisti al mondo, perché sappiamo cosa significa, almeno alcuni di noi sanno, specialmente quelli che hanno svolto alcune missioni un po' difficili all'estero, perché per fortuna la nostra generazione non ha fatto nessuna guerra, siamo tutti insomma nati dopo, abbondantemente dopo gli anni 40. Sanno bene cosa significa conflitto, uno scontro a fuoco, e si sa bene cosa significa vedere un proprio commilitone morire. Sto parlando delle missioni più difficili, che è quella dell'Afghanistan, dell'Iraq, lo stesso del Libano, ma anche dei Balcani, perché il pericolo è sempre latente. Quindi noi ci rendiamo conto di quello che significa quando uno vede partire all'interno di una bara un proprio amico con cui ci scherzava e ci parlava qualche giorno prima. Quindi noi vi assicuro che siamo i primi pacifisti, però questo concetto non bisogna assolutamente strumentalizzarlo, perché se occorre andare in qualche posto per portare la pace e non sicuramente la guerra, e queste sono garanzie dei governi, perché capisco che una dittatura può usare lo strumento militare ai propri fini, ma per fortuna di dittature al mondo ce ne sono veramente poche, e quindi non è assolutamente il nostro non corriamo nessun pericolo. Siamo uno strumento di pace, ve lo assicuro, siamo i primi, e ancorché noi abbiamo degli strumenti ma che possono far male, ma è l'ultima risorsa che vorremmo impiegare. Bene, detto questo, vi ringrazio ancora per la partecipazione e cedo la parola al sindaco di Sabaudia, al dottor Maurizio Lucci, per un'altra parte di saluto. Grazie per l'attenzione.